Wow. Siamo qui oggi sabato 3 ottobre con Gianni Zamboni della Carmo Delicius e con Riccardo per celebrare la Mille Miglia. E Gianni ci ha portato una bellissima sorpresa. Una opera unica. Sì, sicuramente. Mi puoi dire come l'hai fatta? Certo. Come hai cominciato? Intanto io fotografo questa meraviglia. Certo. Il modello è un tubo di metallo con le ruote tipiche della Bugatti T35, quelle diciamo con il tamburo integrato, quindi io l'ho dovuta customizzare sulla base della vostra, prendendo delle ruote a raggi, customizzando le parti diciamo che potrebbero essere in pelle, per non parlare poi degli adesivi, customizzati proprio per quelli che avete sulla vostra vettura, insomma. E quindi un lavoro di ricerca, ma anche gli adesivi come sono stati fatti? Gli adesivi sono stati fatti tramite una stampa, quindi si è fatto il file con PC, poi stampati su le calcomanie ad acqua che sono proprio dedicate per questo tipo di modellini. Quello che stupisce, devo dire, è anche la esattezza degli interni, dei particolari che corrispondono esattamente alla vettura originale, quindi sono particolari che soltanto dal punto di vista tecnico noi possiamo distinguerli, perché anche vedo la targhetta laterale, esatto, che riporta l'anno di costruzione della vettura, è assolutamente identica all'originale. Esatto. Io potrei fare una foto al modellino e dire che la macchina è vera, quindi un grande ringraziamento, ma soprattutto una sorpresa bellissima, e soprattutto perché è stata fatta con grande passione, con grande voglia di creare qualche cosa, e questo rappresenta anche un discorso di artigianato molto diciamo preciso, molto anche devo dire tradizionale, ma allo stesso tempo attuale, quindi complimenti. Grazie, un lavoro meraviglioso. Grazie mille. Grazie ancora da parte mia e di Riccardo. Grazie a voi.